Sai, già domenica, se non si vince, come dicevamo prima, ci sono 6 punti, 6 punti sono tantissimi, come fai dopo a recuperarli? Però comunque la speranza è sempre una buona. Siamo alle 15, io ringrazio Vanni Zagnoli di essere stato con noi. Beh, vi lascio con questo. Sono stato a casa Tanzi a salutare il cavalier Tracalisto. Non sto scherzando, non è una gag. Venerdì sera, in realtà il mio tour è stato. No, non sto scherzando. Sono arrivato. No, sono arrivato al cimitero della Villetta in ritardo perché, cioè, internet diceva alle 19, alle 17 era chiuso. Volevo fare un video in lacrime con Ernesto Ceresini, non ho mai conosciuto, e c'ero ovviamente in curva Reggio in quel magico derby. E poi ho telefonato a Giorgio Pedraneschi, che non sta benissimo, era in controlli, era in ospedale per controlli. Poi suono perché è legato a una mia esclusiva. Calisto è uscito alcuni minuti a salutarmi. C'era la moglie Anita che lo sollecitava a rientrare, magari non faceva troppo freddo, e volevo intervistare il custode dello Sri Lanka, ma non ce l'hai fatta. La prossima volta dello Sri Lanka ce ne faremo una ragione. Grazie Vanni Zagnoli, grazie Luca Ferrari, stiamo sforando, ragazzi. Lo sapevo che con Vanni prendevamo delle traiettorie incredibili. Esatto. Grazie di essere stati con voi. Un abbraccio, un abbraccio. Delle traiettorie incredibili. Grazie a Giuseppe Minato. È più forte di me, caro Giuseppe. Sentiamo. È finito. Che non parte. A salutarmi c'era la moglie Anita che lo sollecitava a rientrare, magari non faceva troppo freddo, e volevo intervistare il custode dello Sri Lanka, ma non ce l'hai fatta. Vabbè, per il custode dello Sri Lanka ce ne faremo una ragione. Grazie Vanni Zagnoli, grazie Luca Ferrari, stiamo sforando, ragazzi. Lo sapevo che con Vanni prendevamo delle traiettorie incredibili. Grazie di essere stati con voi, grazie a Simonetta Collini, mi fermo, adesso c'è il notiziario, poi Mythology, quindi un'ora di musica mitica in attesa di Newsroom con Simonetta Collini che finalmente ci dirà la sua alle ore 16. Ciao ragazzi! Palla in Tribuna è in collaborazione con...